Dove si è verificato l'evento energetico che ha generato le onde gravitazionali catturate per la prima volta? Un aiuto nella caccia alle sorgenti delle increspature dello spazio-tempo predette da Einstein potrebbe arrivare dal telescopio NASA Fermi. L'osservatorio NASA, forte caratterizzazione italiana, ha infatti captato un lampo gamma contestualmente alla rilevazione effettuata dal doppio interferometro LIGO. Il 14 settembre scorso, mentre le due strutture gemelle dalla Terra registravano il passaggio delle onde gravitazionali, Fermi, quasi in simultanea, catturava una breve e debole emissione di luce ad alta energia consistente con la stessa porzione di cielo in cui si è verificata la fusione dei due buchi neri. L'analisi dell'esplosione suggerisce che esiste solo una probabilità dello 0,2% che si sia trattato di una casuale coincidenza. Se l'emissione di raggi gamma catturata da Fermi provenisse effettivamente dalla fusione dei due oggetti massicci, si tratterebbe di una scoperta fondamentale. Ad oggi si ritiene infatti che questi oggetti tendano a fondersi in modo pulito, ovvero senza produrre alcun tipo di luce. Fermi, specializzato nella rilevazione di emissioni altamente energetiche causate da eventi estremi come la fusione di buchi neri e stelle di neutroni, potrebbe dunque fornire un decisivo ausilio nel tracciare profili più accurati dei fenomeni legati alle emissioni di onde gravitazionali, permettendo di definire con più precisione l'area in cui sono collocate le sorgenti.